so se avete visto con chi mi tocca collaborare. E chiudo. Allora, benvenuti al canale Hippocamper. Siamo in prossimità del Natale e parliamo di un qualcosa, visto che arriva Babbo Natale e farà molto freddo, parleremo ancora di riscaldatori, ovvero di un riscaldatore nuovo in questo caso. Quindi chi veramente volesse farsi un bel regalo, in questo caso può anche risparmiare qualche cosa. Stiamo parlando di un riscaldatore particolare, ovvero un riscaldatore a basso costo. Si colloca, diciamo, in terza fascia, Webasto e Bespacher più o meno appagliati, e siamo a Autotherm, azienda europea che produce una famiglia di riscaldatori sia d'acqua sia d'aria. In questo caso parleremo del riscaldatore ad aria, il Planar. Lo fa in due taglie, 2 kW e 4 kW. Lo andremo a guardare insieme, faremo l'unboxing e vedremo tutti la componentistica che ci viene fornita all'interno del kit. Poi lo apriremo addirittura e vi farò vedere un attimo come funziona in grandi linee, logicamente. Poi richiuderemo tutto, andremo di là e lo andremo a installare. Prima di fare ciò però, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e condividetelo con i vostri amici nel caso riteniate alcuni contenuti interessanti, o anche tutti, non è che ci dispiace. E mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, Autotherm, vediamo un attimo cosa c'è nella scatola, non prima di vedere. Allora, parte user manual, manuale in inglese, ma c'è la traduzione, se vedete, in italiano, con tutti i manuali in inglese, in tedesco, eccetera, lo potete vedere sul sito. Vi ho tirato fuori questo, che è il pescante, che è un pescante non dedicato, un pescante generico che viene dato in dotazione. In questo caso, essendo un Mercedes, lo devo montare su un Mercedes, ho preferito evitare di utilizzare questo pescante, ma dovete utilizzare un pescante dedicato. In questo caso ho acquistato un pescante Webasto originale, è un po' particolare, dovrò tirare giù il serbatoio e fare un foro in un punto preciso, insomma una cosa un po' delicata, quindi ho preferito questo pescante già dedicato. Kit di installazione esterna, il dispositivo può essere installato sia esternamente sia internamente. Nel caso di installazione esterna viene fornita una scatola in acciaio inox, veramente simile se non uguale a Webasto, è componibile ed è da comporre, nel senso tagliata a laser, come vedete acciaio inox deve essere composta. Il riscaldatore, come vedete, può essere installato in posizione orizzontale o in posizione verticale, non sono ammesse posizioni inclinate. All'interno vi ho tirato fuori queste due flange, che sono la flangia dell'aria calda e la flangia dell'aspirazione, poi vi faccio vedere come si montano, e anche tutte quante le derivazioni, derivazione AY 100% 65 35 come quantità di flusso, 100% 85 15, 100% 50 50, quindi con queste tre derivazioni facciamo praticamente tutta l'installazione. Ce ne forniscono due, ci forniscono 5 bocchette. Questa è la parte base che accoglierà il tubo, sta lì, ci forniscono 10 metri di tubo da 60 che viene inserito qua dentro e che porta l'ultimo ramo dell'aria calda. Nella parte anteriore invece viene incastrata praticamente a pressione, così, la bocchetta che viene aperta in questa maniera. Eccola qua, ecco. Sono molto simile, diciamo, ai riscaldatori tradizionali, diciamo piuttosto automotive, adattissima ai veicoli commerciali, quindi diciamo un po' più industrial, ecco, diciamo così. Ce ne forniscono 5. Adesso questo materiale lo leviamo e vi faccio vedere il resto. Una cosa che non vi ho fatto vedere, ci forniscono circa un metro e mezzo di tubo da 75 e circa un metro da 80. Questo servono per l'aspirazione e per la prima parte della mandata. Apriamo a questo punto la scatola. Io l'ho già provato il dispositivo, l'ho già messo in marcia, quindi già utilizzato, e poi l'ho richiuso perché vi volevo dare un po' anche un feedback di ciò, delle mie un po' di sensazioni. Allora, tubo del gasolio rigido, ovviamente. Poi abbiamo tutta la parte dei cablaggi, cablaggio principale. Questo è il connettore, che è un connettore stagno automotive, come tutti gli altri connettori. Anche in questo caso abbiamo il connettore automotive stagno per la pompa. La pompa che io ho è un connettore che viene senza, diciamo, deve essere montato, perché permette il passaggio in fori piccoli e quindi poi si monta successivamente. L'altro connettore, eccolo qui, c'è il connettore
principale, sempre automotive come vedete, e poi l'ultimo connettore, che questo va all'interno, dove c'è il sensore di temperatura. Il sensore di temperatura è opzionale, perché o lo mettiamo e quindi lo posizioniamo nella parte che desideriamo avere monitorata e riscaldata, oppure in caso di montaggio interno del dispositivo, che può essere montato internamente con una staffa diversa che lo rialza leggermente, possiamo utilizzare un sensore presente all'interno. Allora, l'unità è questa, l'unità eccola qui, molto simile ai classici riscaldatori, presenta il lato dalla parte sinistra dell'aspirazione, che presenta tutti i connettori da collegare, molto semplice. Poi lo andiamo ad aprire, vediamo il resto del materiale. Allora, tubo dei gas esausti, con ci forniscono anche la copertura termica. Questo è interessante, come cosa non viene fornita, neanche Webasto fornisce il tubo per l'aria comburente. Poi abbiamo una bustina con la pompa e tutti i componenti, il tubo in gomma per riuscire a interagire con il tubino di pescaggio dell'adduzione del gasolio, il silenziatore vi dirò non serve. Abbiamo un po' di fascette di metallo, un po' di fascette di plastica e altre fascette per il tubo dell'aria comburente. Andiamo ad analizzare per bene il nostro dispositivo. Leviamo tutto questo, ci liberiamo un po' di tutto. Allora, due taglie, 2D, 4D, quelle che si interessano a noi, quindi la 2D 2 kW, 4D 4 kW. Pescaggio dell'aria fresca, invio dell'aria calda. Connettori di lato, il pescaggio dell'aria comburente, il portagomma del gasolio, il tubo dei gas di scarico. Lo apriamo insieme. Per aprire il dispositivo basta fare in questa maniera: si prende un piccolo cacciavite, si preme, ve lo faccio vedere qui, sopra c'è praticamente un punto che si deve premere e si sgancia. Stessa cosa dalla parte. Per aprire le due calotte andiamo ad agire su queste due, anzi su queste quattro clip, che basta traslare, fa scavallare diciamo il fermo, le facciamo scavallare in questa maniera, le trasliamo verso avanti o dietro, in questo caso così, e possiamo aprire la calotta. Calotta superiore, rimuoviamo la guarnizione in gomma. Ecco qui, ecco il nostro riscaldatore. Allora, qui abbiamo presente sostanzialmente un motore, all'interno c'è la camera di combustione e la parte terminale, il corpo irraggiante, il radiatore sostanzialmente. L'aria viene prelevata da questo lato, entra all'interno spinta da questa ventola, investe tutto il corpo del dispositivo e si scalda nella parte terminale. Quindi da questo lato abbiamo l'aria a temperatura ambiente, da questo abbiamo l'aria riscaldata. Il motore ha una doppia funzione, sia quella di prelevare l'aria da trattare, sia quello di alimentare mediante l'aria comburente il bruciatore. Il bruciatore si trova in questa sezione, l'aria viene prelevata da una ventola che si trova all'interno ed è coassiale alla ventilazione sul motore, sull'asse del motore, viene prelevata all'interno e alimenta il bruciatore, che mediante l'innesto dei pacchetti del gasolio spinti dalla pompa, inviati tramite questo tubo di metallo all'interno, viene incendiato il gasolio tramite questa candeletta. Vedete, questa è la parte, è il punto in cui viene incendiato il gasolio. La candeletta incendia il gasolio, si crea il fronte di fiamma che si estende e inizia a diventare stabile. Una volta che il fronte di fiamma diventa stabile, la candeletta viene spenta. Il controllo della temperatura dei gas di scarico viene effettuato da questo sensore che si trova sull'uscita dei gas di scarico. Un altro controllo viene effettuato, un controllo di sicurezza molto molto importante, viene effettuato attraverso questo termistore che è posto nella parte terminale dello scambiatore di calore. In questo caso, nel caso di temperature eccessive, il termistore blocca il riscaldatore. La centralina viene alloggiata nella parte superiore tra la ventilazione e l'inizio del bruciatore. Viene posizionata in posizione orizzontale, adduce tutti i cavi che entrano, sia i sensori 1, 2 e 3
e tutte le componenti, diciamo tutto il cablaggio che portano all'esterno, resinata sia nella parte superiore sia nella parte inferiore. Non è blindata come per basso, però è resinata. A questo punto rimontiamo il tutto in maniera semplicissima. Chiaramente questo ha un verso, come vedete questi due punti vanno nella parte anteriore dove ci sono, viene tenuto in sede, eccolo qui, c'è proprio il punto, e possiamo rimettere le clip di fissaggio, 2, 3 e 4. Come vedete c'è anche un'altra predisposizione, quindi i cavi possono essere fatti uscire da un lato o anche dall'altro. Le due griglie non le rimontiamo perché al posto di queste due griglie, nel caso di canalizzazione, vengono utilizzate queste due flange. Sul lato della mandata dell'aria calda mettiamo la flangia di riduzione da grande a piccolo, mentre invece sull'altro lato, il pescaggio, mettiamo una flangia opposta da piccolo a grande. Questa differenza serve a aumentare un pochino la velocità dell'aria in uscita. Per ora è tutto, vi ho fatto vedere il tutto, vi ho spiegato il funzionamento, adesso andiamo, lo abbiamo riassemblato, andiamo di là e andiamo a comporre. Sicuramente la prima cosa da fare è la cassetta di acciaio inox per l'alloggiamento. Vi faccio vedere dove lo dobbiamo alloggiare e faremo tutto il lavoro di canalizzazione. Cercheremo di inviarla tutta l'aria possibile, la invieremo nella parte anteriore, passeremo quindi dietro il bagno, faremo un foro sotto il lavandino e arriveremo fino alla parte anteriore. 4 o 5 bocchette, vediamo se riusciamo a metterne 5 perché davanti la configurazione non è semplicissima. Pertanto procediamo in questa maniera con il passaggio della tubazione e i prossimi passi sono quelli appunto di terminare questa parte qui, di mettere il comando e anche il sensore. Thank you.
Installazione completata per questo planar 4 kW, 4 bocchette, tutte quante posizionate nel lato sinistro del veicolo, due nella parte posteriore, una nel bagno e una nella parte anteriore. Guardando un attimo i flussi, iniziamo a dividere, dopo la prima suddivisione dei due rami, abbiamo comunque la maggior parte del flusso che si trova nel secondo ramo, quindi quello che va nella parte anteriore, nella parte anteriore, quindi abbiamo circa un 15 come velocità, più quello del bagno che si trova circa sullo stesso ramo, circa a 11, quindi totalmente ne abbiamo un 26-27 come chilometri orari, come somma di chilometri orari. Stessa cosa nella parte posteriore, dove la somma delle due bocchette con la prevalenza della bocchetta terminale siamo intorno più o meno a 25-26, quindi diciamo tra la parte anteriore e la parte posteriore abbiamo un equilibrio. Questo veicolo è stato pensato prevalentemente per un utilizzo prevalentemente notturno e quindi chiaramente, nonostante ci sia una maggior prevalenza come necessità teorica della parte anteriore, abbiamo suddiviso il flusso 50-50 e quindi crediamo di aver raggiunto un risultato corretto. Adesso lo stiamo facendo andare, come sentite è partito, il comando lo abbiamo messo qui a portata di mano perché c'è ovviamente il letto nella parte, qua nella parte posteriore comparire il letto, il sensore anche che state vedendo lo abbiamo messo comunque in prossimità della zona notte. Mi sono stampato una capsula in PLA, me la sono disegnata e stampata perché il dispositivo viene fornito solamente con una resistenza variabile, quindi senza struttura di supporto, io me la sono costruita. Quindi adesso lo stiamo testando, lo metteremo, chiuderemo tutto, metteremo il data logger e vediamo un attimo quali sono un pochino i risultati. Questo riscaldatore ha gli stessi concetti di funzionamento, quindi di riscaldatori più blasonati come Webmaster e Bespacher, ma comunque ci offre una buone caratteristiche di funzionamento, una buona affidabilità. Molto semplice l'installazione, non cambia assolutamente niente, i concetti di installazione sono sempre gli stessi. La cosa importante è veramente fare molto molto bene la progettazione dell'impianto, questa è la cosa più importante. Quindi una ottima soluzione per chi vuole risparmiare un pochino, andando comunque a scegliere un prodotto certificato che si trova sul mercato e viene utilizzato già da molto tempo da un'utenza abbastanza specifica. Per oggi quindi è tutto, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima!